Giorgio Marchesi, Margo Sigaboni. Come, scusa, il cognome? No, ti prego, non me lo. No, l'ho detto bene, l'ho pronunciato bene perché. Ho fatto dei corsi a Los Angeles per dire. No, perché non è facile, però. La legge ungherese è complicato, però. Però si può fare, mai. Ma tanto poi loro lo conoscono. Dopo 16 anni, magari, sì. Ecco. Allora, cosa vogliamo raccontare? Non c'ho molto da dire oggi. Tu che c'hai? Siamo venuti qua, siamo incontrati qui. Un medico in famiglia 9, dopo 16 anni. Tra più in due mani, capisci? In due mani, tra poco. Il vostro amore è sempre così ballerino, lo farai soffrire, no, ormai. Il nostro amore è non un amore. No, non è vero, no, è un amore maturo. Cosa maturo? Una roba assurda. È un amore maturo. C'è questa che si chiama Fiamma, e ti ho detto tutto, eh? Un nome e una garanzia. Fiamma, è un'amica di mia sorella, è mia sorella che me l'ha presentata. Certo, vabbè, non è colpa, non succede. Comunque. Fiamma. Ci amiamo molto, però c'è questa fiamma, c'è questa fiamma. C'è questa fiamma, ma soprattutto. È una realtà. Esiste, però e bisogna affrontarla. Bisogna affrontarla. Bisogna affrontarla, perché però, è così da fare. Perché gli uomini sono sempre così prevedibili, Margot? È veramente triste. E io credo che sia la natura umana, sì. E maschile in particolare. Devo dire che lei è molto bella, cioè è molto bella. Però voglio dire, nel senso, ci siamo sposati da poco. Ma che infatti bisogno siamo è? Felicemente sposati, siamo serenamente sposati. C'è Papà è partito, quindi avete tutta la famiglia sulle spalle, esatto, aiutate esatto, nonno libero. Esatto. Diciamo che nonno libero se la cava alla grande. Nonno libero e nonna Enrica, devo dire, e anche Ave, cioè che è di Ave, quindi insomma loro se ne occupano. Sì, e sì. Poi nel frattempo arriva anche mia sorella, come se non ci fossero già abbastanza sì, problemi, e soprattutto persone in casa. Poi un personaggio proprio che non si sente. No, non si vede, non si nota. Carattere, non parla mai, veramente no. Sì, sottomesso. Sottomesso. E poi c'è anche l'arrivo di questa ragazza Giada, che è una piccola ragazza adolescente albanese che aiutiamo, è in una situazione tragica, cerca la sua famiglia che non trova, quindi situazione drammatica. La famiglia Martini non può che non intervenire, e soprattutto Maria, parte. E insomma cercheremo di aiutarla. Insomma, quando riesco, perché io lavoro anche sulla sì sul Fiamma, sul libro, sulla, sul libro. Su Fiamma, sì. Sul libro che riguarda Fiamma. Ciao. Diciamo, ciao. Ecco, non mancano novità, no. New entry, no. Colpi di scena. Non manca nulla. Non ci si annoia. Non vediamo l'ora che cominci, così vediamo anche noi, cerchiamo di capire qualcosa, perché sì, là è. Ogni tanto dico, ma questo chi è? Esatto. C'è qualcuno di nuovo. Così ci spiegano, perché tanto c'è qualche sì, presenza. Le devo vedere queste puntate. Sì. Da quando lo vogliamo ricordare? Dal 16 marzo su Rai 1. Quante puntate? 13 puntate, 26 episodi. 26 episodi. Grazie. 21 e 30, mi raccomando. Vi aspettiamo. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.